Eccolo, eccolo! Benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono davvero contentissimo perché ha riaperto McDonald's. Io sono barbuto, ma non ho la barba. Muoio ogni volta che faccio questa intro, è divertentissima. Barbuto è il campione. Che spettacolo! Barbuto sempre piaciuto. Tutti ce li abbiamo. Allora, caffè giornaliero. Eccolo qui, eccolo. Ok, allora nel video di oggi cosa faremo? È un giorno importante, è un giorno speciale. Oggi McDonald's appunto ha riaperto e quindi voglio mangiare McDonald's. Andremo alla ricerca di un McDonald's aperto e che ci dia da mangiare e lo proverò dopo quasi 3 mesi o forse 3 mesi pieni che non mangio neanche una patatina del McDonald's, proprio zero. Non mangio McDonald's, quindi panino, ok? Ovviamente prenderemo un bel menù sostanzioso, quello che piace a me, prenderemo un bel Crispy McBacon menu e nulla. Sono qua sul balcone anche oggi. C'è una bellissima giornata. In realtà stavolta ce ne frega perché in realtà possiamo uscire, ovviamente tra virgolette. Hanno riaperto negozi, hanno riaperto un botto di roba. Ovviamente non si può fare assembramento, come dicono, però non c'ho voglia di star qui a spiegarvi cosa si può fare e cosa non si può fare perché lo sapete benissimo, ok? Non c'ho voglia di star qui a parlare della situazione che abbiamo in Italia, perché tutti la conoscete, tutti la stiamo vivendo e wow, è un nuovo inizio comunque. Finalmente posso tenere gli occhiali da sole tutto il tempo. Qua a Milano inizia a far davvero caldo. Infatti con la mascherina, ragazzi, io soffro tantissimo. Perché già di mio io soffro il caldo, ok? La sto vivendo proprio male quest'estate, tra virgolette, sempre. Mi fa anche strano chiamarla estate. Però la sto vivendo male perché ho sempre caldo. Muoio, cioè anche adesso io sto sudando. Ah, è così, è così, è così. Comunque io in 10 secondi adesso vi riassumerò tutti gli appuntamenti che abbiamo durante la settimana. Perché per chi è nuovo o per chi non lo sapesse, tutta la settimana siete impegnati a guardare Barbuto sempre piaciuto, ovviamente. Siete obbligati a seguirmi e a guardarmi, ok? Ok. Allora, partiamo da YouTube. Ogni mercoledì, venerdì e domenica alle ore 18 esce un nuovo video qua su YouTube. Attivate le campanelle. Su TikTok, ogni giorno alle 14 alle 18, tutti i giorni usciranno due TikTok. Una alle 14 e una alle 18. Dopodiché, abbiamo iniziato a streamare su Twitch da circa una settimana e mezza. Stiamo andando alla grande. Il pubblico è affiatato. Barbuto è piaciuto anche lì. Quindi ci dobbiamo prendere anche Twitch. Quindi mi raccomando, vi lascio il link in descrizione di tutto. Ogni sera alle 21 sono in diretta su Twitch. E ovviamente Instagram, tutti i giorni posto storie, vi faccio vedere un po' il mio disagio e quello che faccio, insomma, ogni 2 giorni carico un post. Non è che ve lo dico perché vi chiedo, ragazzi, se volete seguirmi, no. Dovete andare a farlo, dovete andare a guardarmi, seguirmi e tutto. Cioè io vi obbligo, ok? Buona. Ovviamente non sto scherzando. In camera mia oggi c'è un po' di casino perché qua è arrivato, cioè è arrivato, ce l'avevo in macchina da non so quanto tempo. Una scaffaliera, possiamo chiamarla così, non so bene il nome preciso, è da montare e non lo farò oggi. Non è che c'è tanto da dire, cioè. Solo che non vedo l'ora, sono emozionato, non sono mai stato emozionato di mangiare un panino del McDonald's. Questa quarantena ci sta facendo degli effetti strani in testa, forse solo a me, forse sono l'unico, ma sono sicuro di no. Quindi se anche voi siete già andati a mangiare un panino del McDonald's o lo state per fare, non vedete l'ora di farlo, fatemelo sapere nei commenti. Ovviamente se siete nuovi, nuovi iscritti, iscrivetevi e commentate con hashtag nuovo iscritto perché ovviamente cercherò di mettere il cuoricino a tutti e darvi il benvenuto personalmente. In questi giorni, tra l'altro, dovrebbe anche arrivarmi il pacco di Shane, quello di cui ho fatto il video che ordinavo tutto da bendato. Ovviamente The Wish non se ne sa nemmeno l'ombra, ho ordinato le robe più di un mese fa, inizio quarantena, non mi è arrivato ancora nulla e niente. Sono venuto in bagno per darmi una sciacquata veloce perché vi giuro sto morendo di caldo. Io, raga, la sto vivendo proprio male. Se qualcuno conosce dei rimedi per il caldo, mi aiuti. E stavo notando allo specchio che comunque questi capelli sono sempre rosa, un po' si stanno sbiadendo e ho perso una scommessa in una diretta Twitch e finito questo rosa dovrò farmeli blu. E stavo notando anche che comunque sono proprio un bel ragazzo, che dite voi, Tutto questo silenzio mi spaventa. Eh sì. Piccolo aggiornamento sul mio riccio che è lì che sta dormendo. Provate ad andare a vedere se fosse sveglio per tirarlo un po' in mezzo per farvelo vedere. Ma dorme, quindi non mi va di disturbarlo. Piccolo aggiornamento, ragazzi. Inizia a puzzare tantissimo. Non lui, la sua cacca. Prima quando cagava non puzzava, ok? Faceva delle cacchine piccole così. Adesso sta diventando grande il mio bimbo. Fa certe cagate che sono così e puzzano a morire, raga. E io pulisco. Quando l'ho comprato mi hanno detto di pulire la gabbia una volta due
a settimana, ovviamente togliere gli escrementi, no, escrementi no, la cacca, ogni qualvolta la facesse. E io lo faccio, solo che adesso, raga, appena caga puzza tantissimo, anche se la sposto, perché in quella ruota lui, quella famosa ruota che non si fa vedere manco morto che ci va, caga tantissimo e puzza. Cioè lui ci caga dentro e poi ci corre. Cioè, non so, non so perché lo faccia, però lo fa. Lo fa e nulla. Quindi piccolo aggiornamento questo. Ancora non l'ho visto andare su una ruota una benedetta volta, però andare ci va, perché si sente dall'odore e lo sento la notte che rompe le scatole tutta la notte a correre su sta cazzo di ruota. Tra una parlata e l'altra, parli tu che parlo io, parli tu che parlo io, ero qua su TikTok e mi è apparso un video fighissimo. Adesso ve lo faccio vedere. Non sentirete la canzone perché sennò mi danno il copyright, ma tanto non ce n'è bisogno perché il video parla da sé. Beccatevelo. Cade, non cade, cade, non cade, cade, non cade, ma cade, non cade. Guarda, guarda che roba. Raga, sto tipo è fortissimo. Visto che ho notato che siete molto interessati alla mia camera, come la faccio, come la dico, come la imposto, più di tutto il resto della casa voi siete interessati proprio alla mia camera. Cosa appendo, cosa faccio. Ho montato questo specchio, sì, è uno specchio. Guardate. L'ho messo qua sulla porta, così mi posso specchiare quando voglio. Mi guardo, in caso io debba uscire, vedo come sto. Scherzo, perché ovviamente non esco. Comunque si è fatta una certa, non ho l'orologio, però si è fatta una certa, raga. Parli tu che parlo io, parli tu che parlo io. Qua si fa tardi, è arrivato il momento di andare da McDonald's per vedere se troviamo il McDonald's aperto e se riusciamo a ordinare un panino da McDonald's, ok? Ovviamente non voglio nessun commento di nessuna persona che mi dica: si esce solo per emergenza. Vado in macchina, non metto in pericolo nessuno. Ma non ci voglio di spiegare queste cose. Comunque, vado in macchina, non metto in pericolo nessuno. Avrò la mascherina, ovviamente, e nulla, quindi non avrò contatto con nessuno. Prenderò la mia bimba, andrò. Tra l'altro è anche tanto che non tocco la mia macchina. E niente, quindi andrò con la mia bimba, ovvero la mia macchina, e andiamo alla ricerca di McDonald's. Andiamo, 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 raga. Oggi sono molto chiacchieruto, barbuto chiacchieruto. È arrivata la stagione dei pioppi e sembra tipo che abbia nevicato, ma in realtà sono tutti pioppi. Mamma mia, raga, è uno schifo. Sto andando verso la mia macchina per andare al McDonald's nel centro commerciale, sperando che sia aperto, altrimenti poi andremo a un McDrive. Insomma, questo McDonald's lo prenderemo oggi. Mia bimba, ciao. Ok, sono in macchina, sto per andare a prendere il McDonald's, spero sia aperto. Sul sito c'è scritto che si può prendere da asporto. Ho provato a guardare sulle applicazioni Deliveroo, Just Eat, bla bla bla, e non me lo danno. Quindi speriamo, speriamo che si possa andare a prendere così. Allora, il McDonald's qua al centro commerciale è chiuso, diceva che era aperto da asporto, invece no, è chiuso, quindi mi sto dirigendo a un altro McDonald's, che è proprio un McDonald's, non è all'interno di un centro commerciale. E ho chiamato, dicono che è aperto, c'è il McDrive, quindi corriamo. Ora un crispy McBack con menù, con da bere tè alla pesca. Ci siamo, raga. È da mesi che non mangio un panino del McDonald's e finalmente ci siamo. Ci siamo, raga, ritirato. Con le raga ci siamo, ecco il McDonald's. Stiamo tornando a casa, abbiamo appena parcheggiato. Cioè abbiamo, io ho parcheggiato. E niente, cazzarola. Mamma mia, quanto tempo. Questa quarantena ci sta, almeno parlo in modo personale, mi sta facendo apprezzare molto di più tutto. L'uscire, prendere una boccata d'aria, fare una camminata, un panino del McDonald's, che prima dicevo, cazzo, ne devo mangiare di meno perché sennò divento un ciccione. Però adesso sono praticamente quasi 3 mesi che non mangio McDonald's. Damn, non è spettacolo proprio per niente. Raga, si è appena fermata una signora in macchina di fianco a me, mi ha chiesto: posso sapere dove hai preso il McDonald's? Ovvio, ormai sono un piede. Raga, spoiler, non avrò più bisogno di questa mascherina per uscire le prossime volte. Cioè, avrò bisogno ovviamente della mascherina, ma non di questa. Io vi ho dato uno spoiler, poi vedete voi come interpretarlo. Eccolo, 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 eccolo. E hanno rimesso addirittura le cannucce, è incredibile. Eccolo, siamo pronti, ragazzi, ci siamo. Dopo 3 mesi, dico 3 mesi che non mangiavo McDonald's, barbuto si appresta. 3, 2, 1. È ancora caldo. Raga, mamma mia, non ho mai apprezzato, scusate, sto parlando con la bocca piena, non ho mai apprezzato così tanto il panino del McDonald's. Mamma mia, erano quasi 3 mesi che mangiavo McDonald's.
Mi mancava questo cibo spazzatura, mi mancava il tè alla pesca che sa praticamente solo di acqua. Le patatine del McDonald's sono uniche. Ora registrerò fin quando non finirò tutto il panino, tutte le patatine e tutto il tè. Sto ancora parlando con la bocca piena. Se vi va potete insultarmi, so che è una cosa che odiano in molti. Damn, che spettacolo, che spettacolo. Sembra un bambino che mangia per la prima volta l'Happy Meal. Dite che lo sto mangiando troppo in fretta. Panino, finito. Che campione. McDonald's, che campione. Ragazzi, credete che sono già pieno? Ho mangiato troppo di fretta. Volevo semplicemente riprovarlo, visto che erano da 3 mesi che non mangiavo un fottuto panino. E devo dire, raga, che è stato buonissimo. Non mi ricordavo neanche più il sapore. Davvero, ve lo giuro, è stato squisito. Il brutto però è che non abbiano messo appunto la consegna a domicilio, almeno dove sto io. Quindi bisogna avere la macchina. Da una parte è un bene, perché ho visto le code nelle storie di tutti in Italia, che c'hanno delle code incredibili per andare al McDonald's. Io non ho trovato nessuno, come avrete potuto vedere dalle clip. E nulla, quindi mi mancava. Fatemi sapere se ci sono altri cibi che purtroppo non abbiamo provato per diversi mesi. A me sinceramente in questo momento non mi viene in mente niente, forse il sushi, e che magari ci faccio un altro video del genere. Nulla, quindi io vi saluto. Mangiare con voi è stata un'esperienza incredibile. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i miei social e il merch spettacolo, sia in descrizione che nel primo commento. Affrettatevi perché ho ricaricato altri 100 pezzi e sono quasi finiti anche quelli. Ne sto caricando 100 alla volta, questa è la seconda volta, e la prima volta sono andati via subito, la seconda anche, ne rimangono tipo 20. Quindi affrettatevi, andate ad acquistare un pezzo di barbuto, sempre piaciuto lo hashtag spettacolo, e sarete anche voi dei campioni. Noi ci vedremo venerdì con un prossimo video, perché ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica alle ore 18 qua su YouTube, sul canale di Barbuto Sempre Piaciuto, esce un nuovo video. E ci vediamo come tutte le sere stasera alle 21 su Twitch. Anche le trovate il link in descrizione e nel primo commento. Ciao!